Ciao a tutti, per rendere più dolci le vostre colazioni e la vostra merenda in questo periodo di quarantena, realizzerò per voi delle morbidissime brioche. Mezzo chilo di farina, 150 ml di latte indifferito, 20 g di lievito, 75 g di burro ammorbidito, 3 tuorli d'uovo e 80 g di zucchero, dove andremo ad aggiungere una scorzetta di limone. Allora, aggiungiamo la nostra scorzetta di limone direttamente nello zucchero. Il lievito nel nostro latte. Lo facciamo sciogliere bene. Quando è ben sciolto, lo rovesciamo nello zucchero e le uova. Sciogliamo. La nostra, il nostro contenitore, faremo una piccola fontanella al centro e colleremo il nostro composto di zucchero, latte, limone e lievito. Aggiungeremo un po' alla volta. Mano a mano che lo assorbe, aggiungiamo tutto il resto del composto. A questo punto aggiungiamo il nostro burro ammorbidito. Molte farine possono avere un assorbimento diverso, quindi magari se vediamo che l'impasto si presenta molto ruvido, aggiungiamo un cucchiaio di latte. Quando si è assorbito il burro, aggiungiamo un po' alla volta i tuorli d'uovo. Di farina, ultimiamo l'impasto facendo delle pieghe e spingendo con i palmi. Adesso aggiungeremo il nostro impasto nel contenitore e lo faremo lievitare 40 minuti nel forno a luce accesa. È passata un'oretta da quando l'abbiamo messo nel forno. Andremo inizialmente con le nostre mani. Poi creeremo un rettangolo, uno spessore di 4-5 mm. Adesso procederemo a fare dei triangoli. Una volta effettuati i nostri tagli, spennelleremo i triangoli con un tuorlo e un cucchiaio di latte. Adesso andiamo a dargli la seconda lievitazione, sempre con luce accesa, più o meno sui 40-50 minuti. Sono trascorsi 50 minuti, il
li tiriamo dal forno, andiamo a spennellarli. Io non ho il pennello e quindi mi adatto con una forchetta. Una volta spennellati possiamo decorarli con dei confettini di zucchero o con delle scagliette di cioccolato. Andiamo ad infornare. Trascorso il quarto d'ora, ecco i nostri cornettini brioche. Li abbiamo lasciati raffreddare, guardate come sono morbidi. In pasta e in forno con me.